La rete di Agricycling in realtà nasce 2 anni fa. Abbiamo iniziato a macinare e riuscire a produrre qualcosa da novembre, quando ci siamo costituiti rete informale. Non siamo ancora registrati in Camera di Commercio e quant'altro, perché costava, e abbiamo deciso di investire di più in corsi di formazione e in scoperte del territorio e promozione. Nulla toglie che in un prossimo futuro non diventiamo una rete formale, vera e propria registrata. Quando sarà necessario, diciamo, proprio strettamente necessario. Che cos'è Agricycle? Siamo una rete di agriturismi. All'interno, come soci ci sono agriturismi, come partners abbiamo varie altre figure, come delle guide cicloturistiche o fornitori di servizi che possono essere chi affitta biciclette o magari anche dei B&B quando servono. Oggi per esempio era pronto a collaborare un B&B qualora non fosse bastato l'ospitalità. Ci siamo posti degli obiettivi, cioè abbiamo imparato a lavorare insieme, perché tante teste, tante province sparsi in un territorio vasto come può essere il Veneto, non è così scontato e così facile, quindi ci siamo posti degli obiettivi. L'obiettivo è far conoscere il territorio e le bellezze culturali, artistiche, naturalistiche e i prodotti tipici locali. Anche questo non è stato così facile, in quanto siamo tutti agricoltori, molto attaccati al nostro territorietto, al nostro campo, e raramente apriamo le porte dei nostri cancelli per andare a studiare che cosa c'è a fianco a noi. Quindi abbiamo proprio materialmente preso in mano le biciclette e siamo andati a scoprire il nostro territorio. Abbiamo deciso di promuovere dei pacchetti turistici e allungare così la stagionalità degli agriturismi. Quindi se luglio, giugno, luglio, agosto è facile riempirlo con i turisti, è un po' più difficile farlo a marzo, aprile, nelle mezze stagioni. E quindi diciamo che c'è stato per noi anche un obiettivo economico da voler raggiungere. Promuovere questi pacchetti turistici, anche quello vi assicuro che non è stato così semplice, perché per promuoverli devi prima farli. E ci abbiamo lavorato su tutto l'inverno. Collaborare con i fornitori di servizi locali, appunto la manutenzione, il noleggio di biciclette, eccetera, incrementare l'economia locale, aziendale, investimenti con medio-lungo termine. Quindi ci siamo posti sempre come obiettivo, sicuramente chi entra ad essere socio della rete di Agricycle deve prendersi un impegno dai 3 ai 5 anni, non può farlo un anno e vedo come va. E poi cerchiamo di collaborare con tutte le aziende che sono nel nostro territorio. Ci siamo posti, pur avendo ognuno la propria azienda che offre cose diverse, perché l'agriturismo può offrire la ristorazione, può offrire anche solo pernottamento, può offrire spuntineria, ha molteplici cose da offrire, e quindi non tutti siamo uguali, non tutti i territori sono uguali. Ci siamo posti comunque una carta di servizi per i cicloturisti che abbiamo essenzialmente copiato da Alberga Bici FIAB, proprio per comunque rientrare all'interno di una struttura ben più grande e storica di noi. E quindi abbiamo tutti dei locali coperti e riparati per le biciclette, abbiamo tutti degli attrezzi per il riparo delle biciclette. Infatti dopo, chi vuole giù, si può vedere la ciclofficina che ha allestito il turismo tenuta alla fila. Abbiamo delle informazioni, quindi abbiamo riferimenti dei noleggiatori delle biciclette sostitutive, eventualmente ovviamente a pagamento. Le piste, le mappe delle piste ciclabili, degli itinerari cicloturistici. Io per esempio mi sono fatta anche un roadbook proprio creato ad hoc per i miei ospiti in bicicletta. Abbiamo delle guide che coprono più o meno tutto il territorio del Veneto, uno appunto Ernesto Garzotto, che è nostro partner. Ci siamo organizzati per il trasporto dei bagagli, perché alcuni arrivano con la loro macchina, altri invece arrivano col treno, e quindi ci siamo organizzati per andare a ritirarli nelle più vicine stazioni ferroviarie e organizzati per portare il trasporto dei bagagli da un agriturismo all'altro. Abbiamo organizzato la cena, cioè la colazione per tutti e la cena per sportivi, per chi ovviamente ha ristorazione.
Poi c'è una lavanderia e la possibilità del parcheggio della macchina all'interno della struttura. Abbiamo cercato di migliorare i nostri servizi studiando con degli esperti le esigenze del cicloturista, quindi ci siamo fatti un corso all'interno di AgriCycle per studiare le esigenze dei cicloturisti, le offerte dei competitors e poi abbiamo già instaurato un rapporto con molti di voi tour operators qua presenti per vedere come costruire i nostri pacchetti e renderli vendibili. Quindi abbiamo iniziato a pensare a cosa offrire agli ospiti. Le esperienze ovviamente che offre un agriturismo sono strettamente legate al territorio. Come vedete, quindi si pedala in mezzo alla campagna, abbiamo cercato di dare di preferire le ciclabili, le piste ciclabili. Ora anche la regione ne sta facendo di nuove, si sta impegnando molto, e se no, quando non è possibile percorrere ciclabili, stiamo cercando tutte stradine secondarie, ovviamente. Poi abbiamo instaurato rapporti sia con chi offre olio, chi offre vino, e enogastronomia e cultura anche. Abbiamo cercato di costruire i nostri pacchetti per prima dando la preferenza alla natura, poi guardando il tempo, quindi se c'è il ciclista che è interessato a diciamo una biciclettata un po' più aggressiva, quindi bici da strada e via, noi abbiamo cercato invece di che chi viene nelle nostre strutture si riprenda un po' il tempo, che è quello che manca a tutti nella vita quotidiana, si dice sempre non ho tempo di. Allora nella vacanza almeno abbiamo cercato di adeguarci al tempo del nostro ospite. Quindi tutto si svolgerà in lentezza, in modo che possano assaporare, quindi anche provare, vedere, scendere dalla bicicletta e provare proprio l'autenticità di questa esperienza, per poi portarsi a casa un'emozione, che alla fine è quello che resta nel cuore e si racconta quando uno prova un'emozione. Partendo appunto dall'agriturismo, abbiamo incluso nelle nostre esperienze l'arte e le ville, il Veneto ne è pieno, anche troppo, che quasi noi non ci facciamo più caso perché siamo talmente abituati a vederle che non... però soprattutto per gli stranieri non è così scontato. Cantine, caseifici e frantoi che aprano le porte e facciano vedere effettivamente qual è il processo di produzione, la natura, si pedala quasi esclusivamente in mezzo alla natura, la cultura e le tradizioni, perché no, gli stranieri sono molto interessati anche alle nostre fiere di paese, altra cosa che noi diamo per scontato che invece all'estero, soprattutto in America, quindi oltreoceano, non hanno queste fiere di paese legate alle tradizioni, i nostri prodotti tipici e l'enogastronomia. Poi da tutto questo pacchetto di esperienze abbiamo cercato di dare concretezza creando degli itinerari cicloturistici che potete vedere all'interno del nostro sito. Abbiamo creato dei percorsi a Margherita, quindi con partenza e ritorno sempre presso la stessa struttura, oppure delle proposte di soggiorno itineranti, e quindi si dorme 2-3 giorni in una struttura, poi ci si sposta o con la propria macchina o appunto con l'aiuto della struttura, ci si sposta da un agriturismo all'altro. Qui ognuno di noi nel momento in cui faceva il proprio itinerario, che fosse uno che fosse l'altro, ha creato una breve presentazione, ne dava il dettaglio della lunghezza, le reti, le aziende che sono della rete coinvolte, che difficoltà, in modo che il cicloturista magari non abbia sorprese quando arriva, magari arriva con bambini o cose di questo genere, diciamo quando è adatto a bambini, quando no, il tipo di strada, se è sterrato, se è su erba o se è una strada asfaltata, quali sono i punti di interesse, quali sono i punti di forza, cioè le cose più belle proprio da non perdersi all'interno di quel giro,
I punti invece di debolezza, quando ci sono degli incroci magari pericolosi, e il racconto della guida rurale, il nostro Ernesto, tre quarti dei giri li ha pedalati proprio lui, e quindi ne ha fatto un racconto. Allora, questo per esempio è un esempio della ciclovia dell'Adige. Come vedete, parte dall'agriturismo Cazzennare a Venezia, sotto Venezia, si pedala e si arriva all'agriturismo Corte Carezzavella di Rovigo, si arriva qua all'agriturismo Tenuta alla Pila di Verona, per poi finire a Corte Cason sempre di Verona. E abbiamo cercato di fare delle giornate che non superino i 30 km da un agriturismo all'altro, in modo che anche le persone meno allenate possano compierli. E questo per esempio è un pacchetto che mi pare duri una settimana, volendo anche. E cosa abbiamo adesso? Stiamo cercando promuoverci sempre di più e quindi investire nella comunicazione, nella promozione della nostra rete. Abbiamo il portale che è www.agricycleveneto.net, dopo lo troverete nei nostri dépliants. Ci sono volantini dépliants che abbiamo appena fatto, un roll up, dei manifesti, cioè abbiamo cercato proprio di iscriverci in tutti, in alcuni portali, tutti è impossibile, sono tantissimi, del cicloturismo, e abbiamo cercato di partecipare, se non come espositori, comunque come frequentatori di fiere, festival e manifestazioni. Infatti alcuni di voi io li ho visti anche all'ultima fiera che si è svolta a Verona. E poi stiamo cercando appunto di creare delle collaborazioni con le associazioni, le communities e i club, proprio come dicevo prima con Michele Mutter della FIAB, per creare sinergia all'interno del territorio e non, tra virgolette, passatemi il termine, rubarci le domeniche, organizzo io, organizzi tu, ma magari FIAB e AgriCycle insieme, creare proprio un territorio che si muove insieme. Ed è lo scopo anche di oggi, dell'incontro di oggi. E poi abbiamo sicuramente bisogno dei tour operators provinciali e regionali per poter vendere i nostri pacchetti. Abbiamo, questo ve l'ho già detto più volte, all'interno della rete i partners che ci danno anche dei servizi, appunto come il noleggio, la riparazione e la vendita di biciclette. Come AgriCycle abbiamo comprato delle biciclette tutte uguali, con il logo AgriCycle e il logo dell'azienda che le ha comprate. Quindi ci stiamo muovendo proprio a rete, cercando di, anche con i fornitori, creare delle collaborazioni. Stiamo cercando sempre più di avere la Regione Veneto che si ricordi anche di noi e ci promuova all'estero quando va nelle varie fiere. Abbiamo il GAL presente. Anzi, ci hanno già invitato al GAL dell'Adige a parlare di AgriCycle, i parchi regionali e i consorzi di promozione turistica. Continuiamo e cerchiamo di promuovere la nostra rete. Abbiamo fatto non soltanto dei viaggi, ma anche delle domeniche in bicicletta. Questo era il nostro volantino. Quindi delle domeniche presso gli agriturismi c'era la biciclettata con guida e anche con degustazione di quello che offre la singola struttura. Erano a Padova, a Verona e domani, quella di domani, che chiuderà appunto questa rassegna, poi riapriremo in primavera. E quindi abbiamo su due fronti la giornata e il pacchetto turistico della settimana o del weekend. E questa è la nostra rete.